E dunque, bentrovati ragazzi, oggi siamo su Outpath, gioco di farming, costruzione, building, simile, un misto tra Minecraft e Forager, un altro gioco molto carino che vi consiglio. È la mia prima volta, non so di cosa tratta, non so che cosa dobbiamo, che cos'è, nuovo gioco, sì, ah, questo tutti gli slot, non ho mai giocato. L'ho trovato molto molto carino e i developer per fortuna me l'hanno mandato, ce l'hanno regalato e quindi lo possiamo provare oggi per la prima volta insieme a voi. Vediamo com'è, lo scopriamo insieme, se ci piace non ce lo diciamo, se non ci piace non ce lo diciamo, cioè in realtà ce lo diciamo lo stesso, ma prima di iniziare, se non ti piace cliccare molto, puoi abilitare la modalità clic premuto ora. Beh, certo. Inoltre, per attivare la modalità relax che disattiverà i sistemi legati a cibo e sonno. Ma no. Ok, allora, dovrei raccogliere legno. Questo non è legno però, oddio. E dunque, dobbiamo raccogliere legno e fibre, quindi legno qua, no? Oh, che carino. E le fibre immagino siano queste, come in ogni gioco. Ok, perfetto. Possiamo banco da lavoro, menu strutture Q. Oh sì, banco da lavoro. Oh, che figo. Allora, che dobbiamo fare al banco da lavoro? Scusatemi, non me l'ha detto. Vabbè. Famo roba, selce, sabbia, pure di bacche, pure di arance, ascia di selce. Ma io direi, famo tutti gli strumenti. Ah, non possiamo fare niente perché in realtà non abbiamo più niente, non abbiamo più risorse e quindi le dobbiamo raccogliere. Allora, graficamente ragazzi ve lo posso già dire, ovviamente se vi dà fastidio diciamo la grafica in pixel, lascia un po' il tempo che trova, ecco, magari non avete giocato Minecraft, non giochereste manco a questo. Anche perché rispetto ad altri giochi in grafica pixel, esattamente come Minecraft, questo è in prima persona, è in FPS. Quindi se vi ha, diciamo, nauseato il mondo di Minecraft e non siete riusciti a giocarlo nel tempo, insomma, ma sovraspawnate gli alberi? Sì, sovraspawnate gli alberi. Non sto qui a dirvi vi piacerà per forza. Ah, possiamo anche fare così, così ce lo pigniamo. Sembra che io conosca il gioco, ma in realtà, allora, al di là che sto venendo da una sorta di maratona di visione video di speedrunner che speedrunnano roba, e quindi c'ho lo speedrun nel cuore in questo momento, non vi saprei ben spiegare il perché, ma mi ha messo fretta a vedere la gente che speedrunava i giochi, ma devo dire, è proprio la prima volta che lo gioco e nonostante ciò, cos'è? È un vendor? Ah, che carino. Nonostante sia la prima volta che lo gioco, riesco ad essere molto 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 rapido. E non so il perché, che devo fare qua? Abbiamo trovato un guanto da lavoro, che fa? Attiviamo la modalità click, premi. Ah, vabbè, ma questo abbiamo già, insomma. Ma la selce, esattamente, dove la. Forse non in tutte le pietre? Vabbè, l'abbiamo raccolta, quindi facciamo così, facciamo un'ascia, ne realizziamo. Ah, che figo che c'è il tempo. E questo gioco, ragazzi, è giocabile su Steam Deck. Ti dici, ma a me che me frega, io non ce l'ho la Steam Deck. Io ce l'ho ed è personalmente un plus, perché come gioco è veramente caruccio, ve lo dico. Allora, questo robo qua, in teoria, deve cercare ricette nel tavolo da ricerca, menu strutture Q. Tavolo da ricerca, servizi. Tavolo per la ricerca. Dai, è tutto così intuitivo. Legno. È veramente tanto, tanto, tanto intuitivo. Tant'è che, come vi dicevo, appunto, e ve lo ripeto perché lo so che può non sembrarlo, ma questo è letteralmente il mio primo avvio. Cioè, se io vi allego lo screen. Quanto legno ce l'ho, scusami. Vi allego lo screen di me che l'ho giocato per la prima volta oggi. Cioè, sono avviato per la prima volta oggi. E quindi vedrete che. Vabbè, dice magari non conta un cazzo, perché effettivamente potrei anche averlo giocato prima di avviare la rec. Ci avete ragione. Posso espandere o comprare nuove isole con questo, in questo monolite. A questo monolite qua? Ah, se io gli do il lingotto di rame, lui mi espande l'isola. Se io gli do un oggetto. 150 di legno, ma che sei scemo? Vabbè, comunque, posso espandere. Questo cos'è? Una fornace. Ricerca. Spada di selce. Non ne abbiamo bisogno in realtà. Ah, la selce si fa così? Con la pietra? Beh, allora dillo. Qui a quanto pare abbiamo finito. Abbiamo la cassetta per la posta, l'incudine, il filatoio e il sacco a pelo. Che io a questo punto ricercherei. Tanto io vi direi, continuiamo la nostra raccolta. Anche perché comunque abbiamo bisogno di un po' di tutto. Domanda, al che sono sicuro troveremo risposta, ma intanto lo chiedo. Ma quando noi dobbiamo picconare le rocce, poi dobbiamo, per forza di cose, cambiare attrezzatura, perché non è proprio comodissimo cambiare attrezzatura, eh? Allora, tavolo per la ricerca abbiamo costruito. Abbiamo sbloccato il sacco a pelo, che però, come se costruisce? Faccio sulle bacche perché io sto morendo di fame. E
e vorrei costruire il purè di bacche. Lo possiamo fare, lo realizziamo. Ma che succede se cadiamo in acqua? Nulla, non succede niente. Perfetto, possiamo... Ah, beh, abbiamo sbloccato un achievement che si chiama Go Swim. Quindi ci ha invitato ad andare a nuotare. Dove? Cibo, arancia, purè di bacche. Equipaggio. Mangia. Ah, lui lo mette in basso e poi da lì noi lo richiamiamo in qualche modo, ma come si disequipaggia? Ah, così, tasto destro, perfetto. È veramente molto positivo che sia così intuitivo, perché, ecco, anche un imbecille come me, che ha appena avviato il gioco, riesce a comprendere quelle che sono le dinamiche in maniera molto rapida e veloce. E qua ci siamo in un attimo di fermo amministrativo, perché non abbiamo bacche. Cosa possiamo fare? L'arancia? Dai, ne facciamo una. Dicevo, non abbiamo tanto... Ecco qua, non spawnano gli alberi. Adesso sì. Però noi dobbiamo essere un po' più furbi nel picchettare le cose, perché è chiaro che se andiamo a picchiettare su cose che sono dure, di cui non abbiamo lo strumento per buttarle giù, diventa più difficile andare avanti poi senza mangiare. Sì, l'ho capito la cosa del monolite, ma non c'ho risorse, zio. È una sorta di... Non so se ve lo ricordate, ma sono sicuro di sì. Qualcuno se lo ricorderà. C'erano quelle modalità di Minecraft dove c'era un isolotto al centro, tu poi espandevi il tutto con la terra e diventava un'isola grande 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 nel cielo. Molto carino come concetto, io adoro quel tipo di concetto lì. Secondo me Minecraft da solo, ecco, non ha molto senso di esistere, se non appunto per questo tipo di modalità che uno poi si va ad inventare. E quella era un tipo di modalità che a me non dispiaceva, tant'è che ho proposto anche a Mazza di farci una serie pure noi, ma è un po' anacronistica come serie. Ecco, questo ripropone quel concetto, ma in maniera di un tantinello differente. È più un clicker. E adesso immaginate se io avessi lasciato tutto come era prima, cioè avessi detto al gioco no, voglio cliccare letteralmente per ogni volta che devo raccogliere roba. Cioè, questo che fa? 3D? Cuoio, non ce l'abbiamo. 3D scintilla? Che vuol dire la scintilla? Legno non ce l'abbiamo, abbiamo detto, quindi dobbiamo un attimino raccoglierlo. Il legno è proprio come il pane, serve veramente come il pane. Ma vedi, dobbiamo fisicamente selezionarlo, non lo seleziona in automatico, un po' come Minecraft appunto. Sebbene ci siano giochi tipo appunto My Little World, una roba del genere, adesso non ricordo il nome di preciso, ce l'ho anche su Steam Deck. Ecco, la te cambia da solo tutte le cose. Ah, ecco cosa sono gli sbrilluccichi. È la probabilità di critico. E il critico, suppongo, ci faccia minare più in fretta. Ok. Ma invece il monolite centrale che fa? Espandi bioma. Ah, con i creditini? Oh. È apparso. Riduce la salute degli oggetti dell'8%. Ti consente di visualizzare informazioni importanti di alcune costruzioni. Ma no, questo. Ah, li possiamo raccogliere entrambi. Pensavo fosse una decisione da prendere. Qui intanto c'è bioma di sabbia, bioma di spiaggia. Qui c'è un cumulo di sabbia che ci dà, immagino, sabbia. E infatti ci ha dato proprio la sabbia. Ah, il tab è una pausa, perfetto. E tu? Ma lui è bellissimo. Serve una bottiglia, immagino, per raccogliere le cose. Ma quindi qua possiamo... Qua abbiamo l'amica fornace. E l'amica fornace ci è molto utile. Si è messa storta? Allora, carbone, mattone, lingotto di rame. Possiamo produrre un po' di cose. Il vetro ovviamente si produce con la sabbia. La carne cotta con la carne cruda. Il pesce con il pesce. Questo con il minerale di rame. E noi possiamo farne 7. Li realizziamo. Il carbone si realizza con il legno, ma noi lo lasciamo così attualmente, anche perché lo troviamo in giro. Ok. Ah, ecco cosa la scintilla. Dobbiamo avere il retino per insetti. Ma il retino per insetti a me qua non me lo fa... Mi piace questo gameplay molto fast. Mi sta garbando da portare come contenuto. La pala di selce fa letteralmente questo. Ok, perfetto. Insomma, ti quadrisciotta i cumuli. Questa è roccia, quindi in realtà dovremmo utilizzare questo, ma non è questa la nostra preoccupazione principale, anche perché dobbiamo raccogliere un sacco di sabbia, perché dobbiamo fare le nostre bottigline, perché c'è la possibilità di farmare latte dalla mucca. Possiamo craftarne 5 di vetro, poi immagino ci sarà da bloccare la ricetta qua da qualche parte, immagino sia questa,
Ricerca di raccolta. Cavolo, servono tanti crediti. Servono veramente tanti crediti. Espandiamo il bioma a questo punto. Dove l'hai? Ah, è lì, guardalo, guardalo. Anche perché appunto ogni espansione di bioma succede questo. Luccichio, appariranno risorse brillanti con 8 per bottino e 10 crediti. Questi ce li pigliamo tutti. Questa vita, le creature appaiono il 10% più velocemente. Quali creature? Domanda da profano. Tra l'altro c'è l'arrampicata, non so se ve ne siete accorti. E c'è anche la camminata sul muro. Oh, una gallina. Questa vi lascerà delle uova? Probabilmente. Questa è una tartarughina. Rubo guscio di tartaruga. E cosa fa il guscio della tartaruga? Abbiamo il problema cibo, ragazzi. Abbiamo il problema cibo. Faccio un pat pat e lei mi dà un uovo. Oh, perfetto. Abbiamo appena... Penso guadagnato... No, niente, no, il cibo non... Cioè, l'uovo non si magna. Ma scusa, se faccio così... Che mi dà? È pollo crudo? E se io faccio... Eh sì, eh. Ne abbiamo bisogno, purtroppo. Poi magari spawneranno di nuovo. Qua c'è del sbrilluccichino. Ah, ok. Ci muoviamo molto più lentamente perché giustamente stiamo morendo di fame. Ok, e abbiamo scoperto un'altra roba. Morire di fame, no bueno. Perché ha delle ripercussioni, insomma, sul... anche un po' ovvio in realtà, ma non siamo qua tipo che si mangia dall'inventario. Non lo so, vabbè. Non lo so perché lo sto prendendo. In teoria sulla carta questo è un gioco chill, però io lo sto prendendo come una questione di vita o di morte. Il problema è che ogni cosa che facciamo a noi costa fatica, quindi dobbiamo anche stare molto attenti a trovare altre fonti di cibo in giro. Anche se in realtà le mucche... beh sì, sono spawnate un bel po' di mucche. Quindi io farei così. Tra l'altro ci danno il cuoio, esattamente come Minecraft. Quindi io farei anche della carne cotta. Ma ammazzerei anche quest'altra mucca qua. Adesso ce ne mettiamo a fare un'altra. Qua c'è un pollo, lo ammazziamo. Anche perché al di là delle uova, per adesso non ci ha dato grosse soddisfazioni. Questo è uno di quei giochi che devi impiegarci un po' di tempo all'interno, perché sennò... Cioè, devi farmare, giustamente. Quindi... Tra l'altro noi dovremmo anche riposare, quindi io vi direi di fare il menu costruzioni che ho visto prima, base, decorazioni, sacco a pelo, eccolo qua. Dove possiamo saccappelare il sacco a pelo? Ah, dobbiamo proprio liberare... saccappelliamo qui. Ah, guarda, ci cala la fame, e la barra si allunga, perché giustamente con la stanchezza si è andata ad esaurire, e poi ci svegliamo. Ok, allora, nota negativa, abbiamo perso un sacco di fame, quindi dobbiamo rimpolparla. Nota positiva, ci è tornata up, quindi possiamo consumare più cibo e staccare più fame. Attenzione, cosa è spawnato qua? Ah, ok, è spawnato un deposito di rame grosso e quindi ci ha sbrilluccicato completamente tutta la stanza qui. 350 crediti? E abbiamo legno? Non tantissimo, purtroppo. Però in teoria possiamo allargare il bioma. No, con 1600 si allarga il bioma. Quindi comunque dobbiamo un attimino farmare. Ma io non sto vedendo alberi. È così soddisfacente cliccare. Cioè, in realtà cliccare e tenere premuto. Che poi fa tutto da solo, vedi? Fa tutta sta roba così che ti spoppano le cose. E vedi, è meglio fare così perché comunque abbiamo anche la purea di bacche che non possiamo fare perché non abbiamo il legno. Però in compenso possiamo allargare il nostro bioma. Quindi compriamo un'espansione. Dov'è che si espanse? Altri libricini. Mi ha appena spawnato un albero davanti. Impazienza, riduce il tempo di realizzazione del 15%. Assolutamente. Questo invece è maneggevole, passa automaticamente allo strumento corretto. Oh, sì. Quindi se faccio così... Oh, sì. Fatto tutto da solo, grandissimo. Vedi, così almeno ci segnala anche che la pala è molto più utile per i cespugli. Questa aumenta la nostra rapidità nel game loop in una roba incredibile. Perché appunto non dobbiamo più preoccuparci di cambiare lo strumentopolo, lo fa da solo. Ma la purea di bacche in teoria ha degli cosi, no? Ha più danno extra al click, perfetto. Niente di trascendentale, ma... Però io potrei fare anche la rete di raccolta, che però vuole 1400 di crediti. Più legno e il filo, e questo mi sa che lo facciamo da qualche parte. Anche perché quella roba lì sarebbe cibo passivo.
E a noi il cibo passivo, ora come ora, non dispiacerebbe. Comunque la carne è quella che ci dà ovviamente più barra, diciamo, della fame. Quindi la dobbiamo tenere molto di più in considerazione rispetto ad altre cose. Sebbene sia complicato, perché comunque, attenzione, c'è un altro pollo. Decimiamo quelle che sono le nostre povere bestiole. Però, raga, alla fame è fame, cioè non è che... Beh, mi piace che comunque sulla carta è un gioco rilassante, ma con un grado di stress, direi, regolare. Perché il loop farming mangia, farming mangia, farming mangia, riposa, farming mangia, insomma, è persistente e ha un buon equilibrio. Qui facciamo ancora altra carne, a questo punto stiamo anche ingranando un po' di più. La spada di Selce io la crafterei, il filatoio è qui, quindi comunque avremo bisogno effettivamente prima del filatoio. Quindi è meglio farlo prima. Anche perché poi abbiamo quello che credo sia una nassa per catturare i pesci, ma senza la possibilità poi di costruirla. Quindi non è worthina come cosa. Ecco, immagino senza fame sarebbe stata ancora più semplice e ancora più brainless. Sarebbe stato proprio il chill più totale. So che a alcuni può piacere, personalmente forse avrebbe anche un po' annoiato, ma... Prendiamo della sabbia, anche se in realtà io non ho ancora capito come craftare le bottiglie, ma forse la sblocchiamola come ricetta. Quindi attenzione, attenzione, qui è dello sgrelluccichino, quindi c'è sabbia importante con 80 crediti, niente di trascendentale. Adesso possiamo... Cos'è questo? Banco da lavoro avanzato. Oh! Adesso se noi facciamo in produzione, esatto, abbiamo il filatoio vuole del mattone, il mattone si crea qua con... Oh, bella, come se... Due mattoni, ok, dai, no, niente male, due mattoni, facciamo così e li mettiamo a craftare. Adesso vediamo un pochettino se è stato worth curarsi prima della cattura del pesce. Produzione, filatoio... Beh, oddio, sta iniziando a mancare lo spazio, vabbè, facciamo così, questo è il nostro filatoio che serve a creare il filo si crea con le fibre. Ne creiamo una decina, non si sa mai perché. Perché noi abbiamo bisogno della nassa per i pesci. E la nassa per i pesci si fa, penso, qui. Esattamente. Rete di raccolta 2 di filo, 6 di legno. Ecco, non sto spannando niente. Quindi dobbiamo liberare. Innanzitutto ammazziamo la mucca perché stiamo iniziando a mancare il cibo. Perfetto. Abbiamo anche fatto un obiettivo: distruggi 5 shine. Qui mettiamo a farmare, cioè a craftare queste due cose. Ma mi sa che ci siamo giocati con questa minchiata. No, in realtà no, perché tanto lì serve il... Esattamente, questa è la nassa. E la nassa, dov'è che si costruisce? Qua. Niente, ragazzi, sapete che cosa vi dico? Io quasi quasi farmo un pochettino e ci faccio una miniserie. Ci faccio una miniserie su questo gioco perché mi sta garbando tantissimo. Mi sa che ci registro un video, un altro video a molto breve. Così ve ne porto due in consecutiva. Perché potrebbe essere veramente carino come gameplay. Rapido, senza pensieri, possiamo anche parlare del più e del meno. Nel frattempo, che non mi dispiacerebbe. Ecco, mi viene difficile staccarmici. È uno di quei giochi che... Qua non fa un cazzo, vabbè. È uno di quei giochi che c'ha quel game loop così soddisfacente che tu dici, no, ma io voglio giocare, non voglio staccare, non voglio fare roba. Boh, ragazzi, io direi che per oggi ci fermiamo, per questo video ci fermiamo. Qua c'è la mucchina, la massacriamo. Ci salutiamo e vi rimando a quello che sarà sicuramente il prossimo video perché mi piace tantissimo come game loop, ragazzi. Bello, bello, bello. Lo devo provare su deck. Vi faccio sapere magari il prossimo episodio, può essere. Se no, al quello dopo ancora. Vi ringrazio di aver guardato, vi ringrazio di avermi seguito in questa piccola avventura. Io, come al solito, sono Raffaele, questo è Stay Nerd. Vi invito a lasciare un like al video, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere aggiornati magari anche proprio su questa serie. Se vi è piaciuta, fatemi sapere nei commenti. Un saluto e grazie mille.